Eccoci, buon pomeriggio a tutti, a tutte le mamme e a tutte le persone che ci seguono oggi. Siamo in diretta con il caffè di We Love Moms e oggi abbiamo ospite la dottoressa Domitilla Zolenzi. Ciao Domitilla! Ciao, buon pomeriggio a tutte. Allora, ve la presento bene. Domitilla è una fisioterapista e osteopata ed è la titolare del Centro Medico Riattiva di Lavagna, che bene o male tutti conosciamo, giusto? Ormai siete una realtà del territorio molto, molto presente e conosciuta. Direi Allora, noi abbiamo il caffè, io ce l'ho anch'io. nel bicchierino, quindi si vede che sei al lavoro, eh? Ti rubiamo un po' di tempo sul luogo di lavoro, ti Esatto, chiedo ringraziamo. scusa per questa voce un po' baritonale, ma ahimè sono stata anch'io presa da tutto quello che lui ci sta facendo il suo Ma effetto. adesso questo qua è il periodo. Sì. Ti ringraziamo quindi di aver accettato il nostro invito, anche se tra una visita e l'altra, un lavoro e l'altro, hai trovato il tempo, ti Esatto. ringraziamo molto. Allora, ricordo a chi ci segue che è possibile fare le domande in diretta scrivendo nei commenti, quindi Domitilla ci risponderà, io le farò per voi. L'argomento di oggi è la diastasi addominale. Allora, fatte le presentazioni, fatte i convenevoli, iniziamo subito perché so che insomma il tempo è poco. Quindi, ci vuoi subito spiegare di cosa si tratta? Perché tante donne. Cioè, ormai è diventata insomma una cosa abbastanza conosciuta, però ci sono ancora donne che non sanno di cosa si tratta, quindi spieghiamolo così diamo innanzitutto questa informazione. Intanto la diastasi è una separazione permanente. Quindi teniamo conto che quando si parla di diastasi, quindi si parla di una patologia, e dei retti dell'addome. I retti sono due muscoli unitari che si trovano proprio centralmente sull'addome e sono separati da un tessuto collagene, interessante perché è intrecciato e ha una grande importanza, che ha una funzione sia di sostegno, quindi deve sostenere un bel carico di lavoro che è dato poi dalla parete addominale, ma allo stesso tempo a secondare tutto quello che possono essere le trazioni di spostamenti, quindi è anche molto resistente. Queste due caratteristiche fanno sì che nel momento in cui ci sia una vera diastasi non sia facilissimo poter rientrare, o meglio, tanto bisogna che sia stata fatta una diagnosi certa, che si tratta di una reale diastasi del resto dell'addome. E questo si capisce non prima di 3-4 mesi. Parliamo sempre di una diastasi, in questo caso, visto che siamo nell'ambito delle mamme, di quello che può succedere dopo il parto, e questo succede se abbiamo avuto un parto gemellare, un bambino particolarmente grosso, di una mamma magari minuta, c'erano già delle patologie pregresse nella mamma e si è ritrovata a dover sobbarcarsi anche del carico che durante la gravidanza, anche solo da un punto di vista ormonale, ci sono cambiamenti importanti che rendono meno elastica questa struttura, ma perché? Perché deve favorire l'uscita del bambino al momento del parto, quindi la natura fa tutto bene e provvede. Ma se c'è veramente una diastasi, viene valutata non prima dei 3-4 mesi. Ce ne possiamo rendere conto già banalmente da una posizione sdraiata, pancia in su e gambe flesse, tentare di sollevare le spalle, ci rendiamo conto se abbiamo una sorta di cresta oppure un bulging, cioè una deformazione che crea proprio un'erniazione della parete addominale, può essere il fanalino d'allarme per creare la condizione per recarsi comunque da un professionista. Quello che ci tengo a precisare è che all'interno del contesto di Estiva è sempre stato il nostro mantra, quello di avere sempre tutte le figure mediche di riferimento che ci possano servire per risolvere ogni tipo di problema. Infatti abbiamo due chirurghi addominali, il dottor Solari e la dottoressa Reina, che sono uno facente funzione dell'ospedale San Martino di Genova, proprio del reparto dedicato alle sportelle o alle diastasi d'arresto. E in quel caso è importante rivolgersi a un chirurgo addominale, che è lui che può fare una diagnosi certa se ci sono gli estremi o meno per fare un intervento oppure no. Va da sé che prima di arrivare a un intervento Certo. si prova qualsiasi strada e si deve andare a fare un ragionamento che, dal mio punto di vista, ovviamente osteopatico,
è quello di non pensare soltanto alla diastasi come il problema dei muscoli retti dell'addome. Non sarebbe il fallimento assicurato, perché la cosa immediata che viene da pensare è: ho un problema sui retti, lavoro solo sui retti. Sbagliatissimo, è quello che di peggio potremmo fare per ottenere un buon risultato in quel caso. E quindi, per contestualizzare di che cosa stiamo parlando, dobbiamo parlare di una fascia addominale. Già solo stiamo parlando di un sistema fasciale formato anche da muscoli e fascia. E si parla di una parete addominale, appunto, dove le fasce e i muscoli sono messe in un modo straordinario per garantire il contenimento dei visceri e per avere, hanno un grosso ruolo a livello posturale. Quindi va da sé che se uno di questi sistemi è in disfunzione, l'altro non può lavorare bene. Se in quel momento è il retto dell'addome, ok, ma se in contemporanea c'era già qualcosa prima che il retto avesse un problema, se non risolviamo il problema nella globalità, il fallimento è assicurato. Quindi, tenuto conto che abbiamo anche l'obliquo esterno, l'obliquo interno, il trasverso, quelli che poi noi normalmente sentiamo sempre e spesso parlare di quello che è il core stability, la Sì, muscolatura importante, certo. stabilizzatore dell'addome. Non ultimo, i collegamenti che una fascia, per esempio diaframmatica, una fascia toraco-lombare, un apparato genitale o il perineo, in tutti questi sistemi fanno parte della parete addominale, quindi non possiamo non tenerne in considerazione. E un'altra sensibilità viene proprio dal fatto di quello che succede come conseguenza di una diastasi del resto. Esatto, Cioè, abbiamo l'incontinenza esatto, urinaria, volevo arrivare a questo abbiamo. discorso, cioè che cosa comporta, no, questa patologia, perché essendo comunque muscoli che fanno parte appunto del core, i muscoli stabilizzatori, come appunto hai detto tu, giustamente questo creerà dei problemi, no, su diversi fronti. Esatto. Quindi il problema è non solo, intanto avere un addome che non tiene, indipendentemente dalla diastasi, sappiamo che è uguale mal di Mal schiena, di schiena, uguale certo. problemi Dolore alla zona lombare, urogenitali. sì. Ok? Quindi si parla di perineo, si parla di, nelle donne sappiamo che abbiamo questo dono meraviglioso che è quello di contenere il bolico che poi porta avanti una gravidanza. E proprio per questo, il giorno che riusciremo a poter arrivare a fare una prevenzione del fatto che la mamma possa mettersi nelle condizioni migliori per accogliere una gravidanza, sarà veramente un buon vincente, perché dietro a questo ci sarà proprio un lavoro di studio, di capire questa mamma se ha avuto traumi, se ci sono problemi prima, se ci sono state appunto delle infiammazioni importanti dell'addome, dove ci sono delle aderenze che hanno messo il parto, si Se presentano conto. ti ricordi questo discorso della prevenzione a cui so che tu tieni molto, ti ricordi? Era venuto fuori anche nella nostra precedente intervista quando parlavamo del pavimento pelvico. Esatto, Anche lì esattamente. avevamo fatto questa considerazione comunque, che questo discorso di prevenzione, quindi vale per il pavimento pelvico, vale ovviamente per appunto la diastasi, il retto dell'addome, eccetera, ma può valere per praticamente tutto. Per mettere una donna in condizioni, nelle migliori condizioni possibili, prima di appunto portare avanti una gravidanza, sarebbe veramente una cosa interessante, un lavoro Sarebbe interessante. quello che insomma, speriamo di arrivare a poter mandare come Come messaggio forte e messaggio. chiaro. Quindi le conseguenze di una diastasi comportano, al di là, che non è assolutamente soltanto un fattore estetico, anzi è vero, il fattore estetico c'è, una mamma si tira, c'è una donna, si è sdraiata, si tiri su e si diventa fuori un pancione o addirittura un'erniazione, ovviamente è un problema anche estetico, ma è soprattutto funzionale, perché se non si rientra in modo fisiologico, magari una donna giovane può avere più elasticità, quindi ci può essere quasi un ritorno spontaneo di questa parete addominale, ma non è sempre così. Sicuramente dobbiamo avere un occhio di riguardo se iniziamo a parlare di mamme sopra i 35 anni, dove comunque abbiamo già un tessuto connettivo, un collagene un pochino si sta iniziando ad avere un cambiamento, quindi è una prevenzione anche quella. Nel momento in cui si constata che c'è una diastasi vera, l'imperativo è quello di
farsi valutare il pavimento pelvico, quindi l'ostetrica. L'ostetrica deve andare a valutare il pavimento pelvico e vedere se in qualche modo la diastasi, il collegamento anche col perineo, sta creando qualche situazione di freno affinché la diastasi non si richiuda. Perché se il problema sul pavimento pelvico c'era già prima, la diastasi ha difficoltà a chiudersi nel momento in cui si è creata nel posto gravidanza. La stessa cosa vale se avevamo una parete addominale particolarmente ipotonica o una parete viscerale, cioè un addome e un viscere in disfunzione. Io lo ripeto sempre, per noi è, per gli osteopati è il mantra, ma una parete addominale, possiamo avere anche i cubetti da gara di bodybuilder, ma se sotto abbiamo un viscere con uno stato infiammatorio ricorrente, appunto ricorrente o anche cronico, non tiene. Io posso fare gli addominali, ma li perdo con molta facilità. Ma difatti, quindi, se non risolviamo, dimmi. Difatti, scusami, ti interrompo, correggimi se sbaglio, il problema della diastasi non è solo esclusivamente della donna, ma anche appunto di chi fa culturismo, bodybuilding, insomma, questo tipo sì, di... Negli uomini, anche negli uomini, è vero? Assolutamente. Proprio a conferma di questo discorso che stavi dicendo, proprio queste sono le cause, comunque. Sì, uno sforzo importante, esatto. E quello lo troviamo chi fa, purtroppo per lavoro, sforzi importanti, certo. O chi va in palestra e fa il bodybuilder, è una delle caratteristiche, le abiezioni dell'addome, va da sé che sforzo oggi, sforzo domani... Qua, tanto sono più bravo a bilanciare, sono preparato, esatto. A tenere la posizione corretta e usare la muscolatura corretta, ok, ma ci può stare anche solo il momento dello sbilanciamento, il momento in cui ho un bilanciere dove sto cercando di testarmi per andare ad un peso leggermente superiore, un attimo di bilanciamento mi può portare esatto. A avere condannazione. Negli uomini addirittura lo hanno un po' più per scontato, no? La pancia un po' così a tamburo, si vede questa reazione, cioè o esplode oppure nessuno ci mette mani, però in realtà è più facile che vadano poi per necessità e per dolore esatto. A fare le sport ernia, magari quelle inguinali, perché quelle creano realisticamente un dolore che deve essere corretto e anche tempestivamente, ma la reazione dell'addome, ombelicale, così nell'uomo viene un po'... Lasciate là. Sì. Le donne noi per fortuna ci diamo un occhio riguardo in più. E... Assolutamente sì. E anche perché quando si ha questo problema di non tenuta della parete addominale, i fastidi possono essere anche tanti, anche durante la digestione, dopo la digestione abbiamo questa sensazione di gonfiore sì. Oppure qualche senso di nausea, perché comunque è uno sbilanciamento pressorio della parete addominale. Che deve essere ben gestita, poi pensiamo a alcuni muscoli tipo il trapezio, delle digitazioni che va dalla catena costale, quindi torace, cresta iliaca, trasverso, arriviamo alla linea alba, cioè abbiamo un'idea veramente di un involucro che se non funziona e non tiene, non chiude, fa uscire fuori veramente delle scompensazioni importanti. Poi parliamo di fascia, quindi di peritoneo, sì, sì. Di tutto quello che avvolge un viscere e tutte le connessioni che ci sono viscero somatico. Quindi la diastasi non è una passeggiata, no. Per niente. No. È importante fare la valutazione il più tempestivo possibile, o meglio, senza andare in stress, perché non bisogna andare in stress, ma di capire se è una cosa che sta lentamente rientrando e ritengo che sia anche importante, se c'è un dubbio, ai 4 mesi esatto. Rivolgersi ai professionisti dell'addome per esatto. Non evitare di andare avanti, perché si arriverebbe poi ad avere problemi. Esatto, perché molto spesso sera. Magari la cosa difficile è capire, no? Se abbiamo o sì. No, se soffriamo o meno di diastasi, perché comunque questa separazione dei lati, correggimi se sbaglio, in gravidanza è fisiologico. Cioè, assolutamente fisiologico. Anzi, proprio è fatta apposta, cioè la linea alba, cioè, è il tessuto è meraviglioso, cioè è fatta apposta per potersi allargare e continuare a tenere, esatto. Perché è un tessuto elastico ma resistente, come se fosse un elastico nero. Sì, sì. Se per qualcuno è un elastico nero, magari per qualcuno parte già che è un elastico rosso. Sì. E quindi nel momento in cui vai
dopo una gravidanza, se in più ci sono state delle componenti importanti, come parlo gemellare, un bambino particolarmente grande, sì, o sì, altri sì. tipi di situazioni, uno scompenso ormonale durante la gravidanza che ci può stare, questo tessuto diventa troppo elastico e non rientra. Mm-hmm. Per cui è come sempre vincente la sinergia tra figure professionali, quindi la valutazione dell'osteopata che valuta quello che a livello del bacino è successo durante la valutazione del bacino, la parete addominale, fasciale viscerale, il pavimento pelvico da parte dell'ostetrica per valutare l'ipotono, l'ipertono, il perineo, perché anche quello è un freno, e il chirurgo addominale nel caso in cui ci rendiamo conto che questa diastasi in 4 mesi tende a non rientrare. Ok. Allora facciamo un esempio che insomma io mi rendo conto o ho il dubbio, no, di avere la diastasi, quindi mi reco ovviamente da un professionista che eventualmente confermerà il mio dubbio. A quel punto quali sono le strade che io posso, diciamo, prendere prima ovviamente di un'operazione eventualmente chirurgica, se proprio fosse un caso, sì. Insomma, abbastanza grave, tra virgolette. Sì, grave. Ci sono altre strade che io posso provare prima, ovviamente, no? Assolutamente. Ce le vuoi indicare? No, quello sempre comunque è l'esercizio terapeutico, cioè il fatto di fare... Sicuramente, esatto, l'esercizio fisico adeguato. L'esercizio fisico adeguato, perché non è che sono, ripeto... Non è solo il lavoro sul resto dell'addome, esatto. No, errore, sì, sì, no, sottolineato 8000 volte. Dobbiamo lavorare su il pavimento pelvico, certo. E sul muscolo retto e capire se c'è sinergia in questo sistema. Sul corpo, passami il termine Pilates. Sul corpo. Andiamo su lavorare sul corpo. Sì, con angoli adeguati, per noi la facilitazione è quella di lavorare prima in acqua, per esempio, piscina riabilitativa, la mamma post gravidanza ovviamente è il suo momento, deve ritornare lì, attivare tutta la muscolatura, riprendere tutto, anche perché non c'è poi quella percezione così importante, esatto. Dopo la gravidanza di tutto quello che là sotto è stato tirato di lungo. E quindi prima piscina, sempre la piscina è un'impostazione di una ginnastica posturale che tu ben sai si evolve di Pilates medico, non fitness, certo. Per cui dall'acqua si passa a una ginnastica posturale che è il fondamento del Pilates a secco, per poi diventare il lavoro del perineo, del pavimento pelvico, che in sinergia con l'ostetrica si capisce se è qualcosa che possiamo fare esclusivamente noi abbinata al trattamento osteopatico in palestra, o se ha bisogno di un trattamento adeguato invece più one-to-one, cioè perché poi quello che fa l'ostetrica fa solo l'ostetrica, cioè è un trattamento transvaginale che ovviamente certo. Non lo possiamo fare, quindi è la sua competenza. Se dopo questo lavoro, e direi che come minimo ci dobbiamo dare un paio di mesi di lavoro dedicato, arriviamo ai 4-5 mesi, ma no, ma neanche 4 mesi, dove nonostante aver fatto tutto questo lavoro il dubbio persiste, si fa, io dico, non bisogna aspettare, se si deve fare l'intervento allora meglio farlo, certo. Non aspettare un anno che in contemporanea quella dove non tiene e quindi continuiamo ad andare a lavorare su qualcosa che crea problemi, lì bisogna richiudere e mettere la parete addominale nella condizione di reggere. Poi prima di arrivare all'intervento sono gli stessi chirurghi addominali, ha detto facciamo qualsiasi cosa, certo. Però noi ci siamo, no? Certo. Se serve, ben venga, certo. Ma sono situazioni da intervento chirurgico dove non ci sono delle alternative. Ti posso fare una domanda che così mi è venuta in mente, che a volte mi sono trovata a parlare con una mamma in particolare che aveva appunto questa diastasi ormai riconosciuta ed era consapevole di doverla operare e si trovava indecisa se aveva idea di fare un secondo figlio ed era indecisa se fare l'operazione prima per prepararsi, diciamo, al meglio la seconda gravidanza o ormai, diciamo, fare anche aspettare di aver partorito il secondo bambino e poi, diciamo, sistemare questo problema. Cosa consiglieresti tu in questo caso? Aspettare la seconda gravidanza. Okay. Perché veramente sarebbe, cioè, già se si parla di un intervento
me lo gioco alla fine dei giochi. Certo, ci sistemiamo alla fine. Quando alla fine ho deciso di fare una seconda gravidanza, a meno che non ci siano delle condizioni veramente così Proibiti, incredibili per cui viene consigliato addirittura di farlo prima, ma dico, penso proprio di no. sì. Ok. Penso che sia necessario farlo alla fine, quando uno decide di non avere più figli, allora si mette a posto la sua parete addominale definitivamente. E, a livello osteopatico, come l'osteopatia in relazione comunque all'attività fisica di cui abbiamo parlato, studiata, ovviamente non solo sull'addome, eccetera, come i due lavori, come l'osteopatia ci aiuta a risolvere questa problematica? Parole semplici, non andare troppo nel No, no, guarda, è sofisticato. semplice perché in realtà quello che non si va a valutare ovviamente è di ripristinare il meccanismo craniosacrale, quindi di andare a lavorare su una struttura che dopo una gravidanza ha avuto dei cambiamenti. Facciamo una Però si va premessa, anche. scusami, ti interrompo. Io consiglio sempre l'osteopatia dopo la gravidanza, sia per la mamma sia per il bambino. Questo è un mio Brava. consiglio basato su esperienze personali. Vabbè, continua pure, volevo fare Sì, questa no, parentesi. è quello che anche per noi vediamo che è il modo per riuscire a risolvere il minor tempo possibile le cose, cioè sia per la mamma che per il bambino, che purtroppo ci sono ancora tante, c'è poca informazione e tante cose le scopriamo durante la prima valutazione sia della mamma e quindi per quello iniziamo subito alla valutazione del pavimento pelvico. Comunque, il trattamento osteopatico viscerale è quello che poi per noi vuol dire andare. Si ascoltano i tessuti, si vedono se ci sono delle tensioni, si ripristinano appunto degli equilibri anche appunto fasciali, viscerali, sono molto dolci, non sono mai dei trattamenti ovviamente che conto comunque di un addome post gravidanza, quindi che deve rientrare. Però è molto globale come lavoro, ti posso dire che anche solo tenendo le mani sul cranio stiamo già lavorando in quella zona. Quindi se poi ci sono delle situazioni di tensione che appunto durante la gravidanza, la zona inguinale, l'addome, il pavimento pelvico in qualche modo hanno risentito, ci si concentra su quello in modo tale da pulire, quello che dico sempre è di pulire tutto quello che ci sta intorno per fare in modo che si riesca più velocemente a ripristinare la fisiologia. Quello Wow. sì. Quindi non è solo una questione di tecniche, è Certo. proprio globale, ecco. Comunque, Grazie. io come consiglio, no? Ci sentiamo così di lasciare qualche messaggio. Se siete indecise, no? Prendete in considerazione, insomma, fa di fare una valutazione, no? Da comunque esperti del settore, Reattiva. Qua, è a disposizione, quindi avete, insomma, un team veramente molto, molto ricco anche proprio a livello di figure professionali, quindi una valutazione secondo me post-parto in generale, anche se non mi sento di avere nessuna problematica, ci sta sempre, Sì. perché comunque sappiamo benissimo che il parto, insomma, per il nostro fisico è no? Un evento abbastanza importante. Quindi andare poi a riequilibrare in seguito appunto al parto è comunque un lavoro sicuramente funzionale. Quindi sia per la diastasi che per il pavimento pelvico che per la postura, insomma. Se io sono incinta però, posso fare qualcosa? Per capire già sulla diastasi, no, Per è già il totale diastasi. No, certo, però c'è la ginnastica, io il Pilates ovviamente, però per appunto la gestante che aiuta a preparare il fisico al parto e aiuta anche in questo senso. Assolutamente, io ripeto, per noi la fortuna di avere la piscina, trovo O che sia comunque l'acqua, l'ambiente. certo, anche l'acqua. L'acqua in quel momento è proprio un posto dove ti accoglie veramente tanto bene, Certo. quindi ti senti alleggerita, riesci a lavorare bene, poi normalmente sempre in sinergia col trattamento appunto E osteo anche, perché esatto, e anche c'è l'osteopatia in gravidanza. tantissimo, tantissimo, adesso sto seguendo una giovane ostetrica, proprio che tra poco partorirà,
abbiamo fatto questo percorso insieme, lei sta benissimo, però è vero che ci vuole anche un po' di consapevolezza, però lei per prima le dice, bisogna togliere tutto quello, tutte le tensioni, senti magari la bambina, il bambino che si appoggia a un certo punto, senti questa, Esatto. noi cioè, lo capiamo dove, quando si girano, si sono posizionati, iniziamo ad avere un dolore, camminiamo meno bene. Bisogna aiutare a togliere queste tensioni, perché togliendo queste tensioni sono tutte cose che non ti trovi al momento del parto. Quindi la ginnastica in acqua del pavimento pelvico, che comunque è una ginnastica globale, si lavora un po' sulla colonna, si lavora sull'attivazione della muscolatura addominale, per mantenere comunque una fisiologia dei movimenti, il tratto cervicale, il dorso cervicale. Certo. Pensiamo tantissimo che è vero che ci concentriamo sulla pancia della mamma, ma alla fine poi vanno in crisi totale sul tratto cervico-dorsale, perché l'allattamento Eh sì, poi io le prosciuga. lavoro molto, no, Sotto è vero, non vengono, sopra vanno in io lavoro ipertonico. molto in questo senso perché poi nel post-parto ho tantissime mamme bloccate qua, proprio per un Esatto. discorso di postura scorretta durante l'allattamento, quindi andare a Postura lavorare prima scorretta, il aiuta. latte, la montata latte, che comunque ogni volta crea veramente una bella tensione, e quindi O anche poi l'aumento del seno in gravidanza, sì, ecco, semplicemente. già solo quello è già un cambiamento di postura. Poi per assecondare il bambino, che se niente niente si è addormentato, ci fermiamo in quella posizione e non ci muoviamo più, possiamo fare anche mezz'ora col collo fermo, Assumiamo delle posizioni nei primi mesi dei nostri figli che anche io lui non va so. addormentato. E quindi no, veramente il tratto cervicale va a bestia. Io mi ricordo la Quindi mia piccola, i primi 3 mesi dormiva solo qua. Quindi io dormivo così immobile, rigida per 3 mesi e poi al mattino ero tutta dolorante. esatto. Sì, no, è vero. Sì, però poi, cioè, però vedo che la fortuna è che se abbiamo accolto le mamme, quelle mamme che abbiamo. Sì, di persone è la fortuna, magari erano già nostre pazienti prima perché per lavoro avevano il problema della colonna e poi non sono diventate mamme, abbiamo seguito il percorso, finito hanno partorito, sono tornate, cioè, veramente stanno in un altro modo. Questo è il lavoro ideale proprio, eh? Questo è proprio il Questo lavoro è ideale, il l'ideale, sogno, il no? sogno, Da però. prima, durante, dopo, è proprio il Sì, lavoro ideale. però ecco, poi comunque si riesce in corsa, se non Certo. altro serve per la seconda gravidanza, per dare un'educazione che permette perlomeno col secondo figlio di non avere le stesse problematiche. Quindi sì. Va bene, secondo me abbiamo fatto una bella chiacchierata, guarda, è già passata mezz'oretta, quindi io non ti voglio rubare tempo ulteriore al tuo lavoro, che so, insomma, sei impegnatissima. Vuoi lasciare un messaggio alle nostre mamme, che è un po' sempre il messaggio della prevenzione, forse? Sempre. Quindi le mamme, mi raccomando, fatevi valutare dal personale specializzato e dedicato che non è solo il ginecologo, perché il ginecologo è importantissimo, ma non è solo lui perché non valuta la funzione di un organo importantissimo, che è quello che poi sarà necessario a permettere anche il parto o accogliere poi la gravidanza, quindi prevenzione di valutazione del pavimento pelvico e di quello che possono essere stati dei traumi del sacro coccige o comunque di tutta quell'area, perché se non trattati nel momento in cui abbiamo la gravidanza il conto lo presenta. Quindi prevenzione è questo, trattarsi e per stare comunque bene in salute, ma questo lo Esatto. dovremmo fare un po' Un po' tutti, no? sempre, sì. Poi, un Sì, è po' che per magari tutti. poi appena diventate mamme, no, l'attenzione si sposta e noi Quello sì, però non se ne è frega nessuno importante. delle mamme, Ah, sì. la vita. Quindi bisogna pensarci noi stessi, a noi, ci dobbiamo pensare noi, perché sennò. Sì. Grazie di aver sottolineato che non è solo il ginecologo. Perché questa secondo me è di nuovo un messaggio importante, anche l'ostetrica, io ci tengo a dare spazio alle ostetriche, come Sì, anche ai noi da dottori, anni collaboriamo lo con so, l'ostetrica, con Cristiani, ormai con lo Alessandra so. Pasquani e tra poco abbiamo anche la collaborazione di una nuova ostetrica, quindi sono molto Bene. contenta perché è un lavoro per me di sinergia veramente importante, Lo so. perché con loro risolviamo più velocemente.
Lo so, perché riescono a valutare qualcosa che noi non riusciamo a valutare. Lo so che tu hai questa sensibilità, d'altronde sei mamma anche tu, quindi. Ormai il tuo bimbo è grande, però. 27. vabbè, però è sempre il tuo bambino. Va bene, dai. Allora io ti ringrazio tanto, Domitilla, grazie mille, buon lavoro, ti lascio il tuo lavoro. Buon lavoro. E vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo Caffè di We Love Moms. Se vi venisse in mente qualche idea dopo aver visto l'intervista, potete scriverlo nei commenti, che sono sicura che insomma Domitilla troverà il tempo di rispondere. Va bene? Grazie a tutti. Piacere. Ciao Domitilla. Ciao. Grazie. Ciao.